Carissimi amici del canale, sono le 12:25, mezzanotte e 25 minuti. Ok, andiamo a fare il nostro oracolo e poi finirò di fare l'ultimo segno per la settimana, lo Scorpione. Andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di oggi, 6/6/2022, tutti i numeri pari. Allora, nella giornata di oggi, quali novità dobbiamo sapere? Come andrà questa giornata? Nel frattempo io mescolo un po' le carte, ricordo a tutte quelle persone nuove che guarderanno questo video comunque di iscrivervi al canale e spuntare la campanellina semplicemente per rimanere aggiornati su quelli che sono i video, ok, successivi, futuri, quelli che andrò a pubblicare. Poi, se avete bisogno di qualsiasi genere di informazione, e dico qualsiasi genere di informazione, sul canale, nella voce informazioni, trovate il mio contatto, email e numero WhatsApp, quindi potete tranquillamente scrivermi. Adesso invece andiamo a vedere cosa accade in questo giorno. Allora, chiedo per favore, come sarà la giornata di oggi, 6 giugno 2022, per tutte quelle persone che guarderanno questo video? Cosa devono sapere tutte queste persone e quali sono le novità da dare a loro? Lo vado a chiedere a 5 carte, per favore, e poi lì dove necessita andremo a fare dei chiarimenti. Cosa dobbiamo sapere in questo giorno, 6 giugno 2022, quali saranno le novità da dover venirne a conoscenza? Cosa facciamo? Rimescoliamo? A posto siamo. Allora, 4 di denari, 4 di coppe. Apro e chiudo parentesi. C'è una fortissima attrazione nei confronti di qualcuno. 9 di coppe, 9 di spade. Ci sono delle comunicazioni, delle novità in arrivo per voi. Poi andremo a vedere di che tipo. Quindi questa è una prima coppia e questa è una seconda coppia. E poi abbiamo questo 5 di spade e il 2 di coppe a fondo mazzo. Allora, partiamo subito con questo 4 di denari rovesciato. Nella giornata di oggi ci sono degli ostacoli che dovete superare. Ci sono degli ostacoli anche molto difficili oggi, ok? Abbiamo un 4 di coppe dove si cerca comunque sia di agire con l'istinto più, il lato più selvaggio che abbiamo. Magari può essere riferito a una relazione oppure eventualmente anche a un aspetto sessuale, a una certa attrazione nei confronti comunque di qualcuno, ok? Quindi comunque si parla di una relazione. Ci sono degli ostacoli da dover superare in una certa relazione, ok? C'è qualcuno che vi può causare nella giornata di oggi dei problemi oppure state attendendo delle notizie che stanno tardando ad arrivare, ok? E queste notizie possono riguardare, vi possono causare, scusatemi, degli ostacoli, ok? Degli ostacoli e portare, tra parentesi, anche qualche comunicazione comunque spiacevole. Oppure potreste avere qualche problematica legata a qualche viaggio, chi deve fare uno spostamento. Per quanto riguarda il fondo mazzo, il 2 di coppe, c'è comunque della fertilità, dell'abbondanza, ok? Nascita comunque di un qualcosa, crescita, creazione comunque sia di un qualcosa. E abbiamo un 5 di denari a fondo mazzo, un 7 di denari, un 5 di bastoni rovesciato. Abbiamo comunque sia delle comunicazioni, ok, qualcosa comunque che va a risolvere il problema che magari si presenterà oggi e in un certo qual modo c'è anche un successo, una gratificazione. Allora, andiamo a chiedere prima carta per carta e poi andiamo a vedere le coppie cosa vogliono comunicarci.
Chiedo una carta per avere maggiori informazioni sul 4 di denari rovesciato nella giornata di oggi, 6 giugno 2022. Cosa vuole comunicarci questo 4 di denari rovesciato? In merito a quali ostacoli si riferisce? Cosa c'è da dover superare? Legato a cosa più che altro? Ha una certa crisi che potreste eventualmente avere o che state eventualmente già avendo da qualche giorno. Ci possono essere delle comunicazioni comunque non gradite da parte di qualcuno che può, ripeto, causare degli ostacoli, oppure potreste voi attendere, come vi ho detto, delle comunicazioni che magari stanno ritardando ad arrivare e quindi siete in ansia per questo motivo. Dovete attendere con calma. Andiamo a vedere invece il 4 di coppe, cosa vuole comunicarci, quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni su questo 4 di coppe. Cosa ci comunica il 4 di coppe nella giornata di oggi, 6 giugno 2022? Ci sarà... Allora, come vi ho detto, potrebbe essere magari il vostro comportarvi istintivamente di fronte a una determinata situazione, di fronte comunque a una relazione. Ma a parte questa comunicazione che state attendendo, che non arriva o che arriva in ritardo, in un certo qual modo comunque c'è, riuscirete a mantenere, ok, un certo equilibrio e c'è in un certo qual modo una stabilità. Comunque il 9 di denari preannuncia il superamento di una difficoltà, dà comunque delle buone notizie, quindi queste notizie che comunque state attendendo e che tardano ad arrivare, comunque sia, alla fin fine potrebbero essere comunque buone, cioè ci sono proprio degli avvenimenti comunque positivi, ok? Abbiamo un 7 di bastoni a fondo mazzo che ci può comunicare la fine di un ciclo, l'inizio comunque di qualcosa di nuovo, un certo miglioramento di una certa situazione, dei successi, delle soddisfazioni, ok? La fine comunque di determinati problemi, comunicazioni, messaggi, comunque tutto ciò che, a parte quello che non è gradito, tutto il resto comunque sia vi porta a un certo gradimento, a un qualcosa comunque di piacevole, magari riguardante proprio la casa, la relazione. Andiamo a vedere invece il 9 di coppe rovesciato, cosa vuole comunicare, o potreste andare a risolvere una certa situazione lì dove era partita eventualmente male. Chiediamo una carta per avere maggiori informazioni sul 9 di coppe rovesciato. Domani avrete un mix di notizie positive e negative, ok? C'è sempre un qualcuno che tarda a farsi sentire, tarda a comunicarvi qualcosa, ok? E questa cosa vi manda fuori di testa, vi manda in bestia, vi manda. E potrebbe causarvi questa cosa comunque, come vi ho detto, una difficoltà, degli ostacoli. Andiamo a vedere questo 5 di spade invece cosa vuole comunicare. Come se stiamo parlando comunque di due situazioni totalmente diverse. Sì, può causare questo ritardo di determinate comunicazioni, può causare proprio un blocco, ok? E magari, perché no, ricevere anche lì dove tardano ad arrivare queste comunicazioni, cioè riceverete anche delle comunicazioni avverse, delle notizie avverse. C'è una fine di un ciclo, vi sto dicendo.
ci sono degli avvenimenti che accadranno, che saranno positivi. Ci saranno delle soddisfazioni e dei successi comunque che avrete anche nella giornata di oggi, non solo situazioni comunque negative, ok? Andiamo a vedere il 9 di spade rovesciato, cosa vuole comunicare. Il 9 di spade rovesciato, cosa vuole comunicare. Le notizie, la situazione che viene bloccata, ok, e le notizie che comunque vi arrivano, che vi vengono comunque date, anche se non vi piaceranno, vi porteranno dopo a dover fare dei progetti. Perché c'è un qualcosa che a un certo punto, a fine giornata, cambia, un qualcosa che evolve poi a fine giornata in meglio, in positivo. Comunicazioni date da qualcuno, notizie date da qualcuno, ok? C'è in un certo qual senso un qualcosa comunque di bello, uscite da situazioni in famiglia o nel lavoro, uscite da situazioni stagnanti, cercate di cambiare comunque sia atteggiamento, cercate di pensare di più al vostro futuro, ok? Allora, abbiamo comunque sia delle coppie. Abbiamo già detto 4 di denari e 4 di coppe, quindi coppe e denari parla di un'attrazione fisica, di un desiderio comunque nei confronti di qualcuno. 4 di denari e 4 di spade parla di un dispiacere, qualcuno vi può comunicare un qualcosa, una notizia che comunque vi porterà dispiacere. 4 di coppe e 4 di spade parla comunque sia di un certo peso in una relazione, un qualcosa magari che non va, che deve essere comunque sia chiarito. Poi, come vi ho detto, ci sono notizie in arrivo per voi, comunicazioni che vi vengono date. Adesso andiamo a chiarire queste coppie. Allora, cosa vuole comunicare il 4 di denari rovesciato e il 4 di coppe? Questa attrazione di cui si sta parlando, 4 di denari rovesciato e 4 di coppe, cosa vuol dirci di più? C'è una persona che prova questa attrazione nei vostri confronti, una persona che è come se non trovasse comunque pace, o potreste essere anche voi a trovare comunque sia, a provare desiderio e attrazione nei confronti di qualcuno, ok? E ci sarà comunque sia cioè riuscirete, ok, in qualcosa, almeno con questa persona, quindi ci sarà in un certo qual modo una certa soddisfazione. Magari anche semplicemente incontrarla, ok? E cercare di poter procedere per andare avanti nel migliore dei modi. Andiamo a vedere invece il 4 di denari rovesciato, il 4 di spade, cosa vuole comunicare? Di quale dispiacere stiamo parlando? Quindi sono tutte notizie che non è per tutti voi, per alcuni di voi ci sono comunque delle notizie. Allora, dispiacere, il dispiacere è celebrare qualcosa. Probabilmente questo dispiacere, questa è assurda, sono proprio assurde. Allora, il 4 di denari rovesciato, il 4 di spade, parlano comunque sia di un dispiacere. Un qualcosa che cerca di spezzarsi, un qualcosa che vi viene comunicato che vi porta comunque tristezza. Alla fin fine, tutta questa grande tristezza comunque non ce l'avrete perché celebrerete qualcosa. Allora, o vi viene comunicato qualcosa che vi porta a dispiacere, ma nello stesso tempo sarete invitati da qualche parte, e questo vi porterà comunque sia armonia, a star bene. Anche se magari siete lontani da qualcuno,
c'è un invito in merito a qualcosa dove qualcuno ve lo comunica, ve lo dice proprio per farvi star male. Andiamo invece a vedere il 4 di coppe e il 4 di spade, cosa in realtà vuole comunicare. Questa pesantezza di questa relazione affettiva, se si tratta di una pesantezza di relazione affettiva. 4 di coppe, 4 di spade, cosa vuol comunicare? Dovete riflettere sulla relazione che state vivendo, ok? Non dovete ingannare. Forse è il caso comunque di dover essere chiari nel parlare, nel comunicare determinate cose, di dove stiamo parlando di relazione. Dovete essere molto sinceri, ma a parte l'essere sinceri, guardarvi proprio dentro e cercare di capire che cosa volete. Non dovete ingannare. Se volete comunque stare bene con voi stessi, avere un certo senso di benessere, comunicate, dite che cosa vi passa per la testa, perché soltanto così riuscirete ad affrontare determinate problematiche e a dover andare avanti. C'è in un certo qual modo anche della gelosia. Poi andiamo a vedere queste comunicazioni, quindi 5 di spade e 5 di bastoni. Che genere di comunicazioni sono? È come se vi stesse illudendo, come se voi vi stesse illudendo su qualcosa, ok? E sono delle comunicazioni che vi portano a capire che vi state illudendo, state sognando troppo, dovete cercare di rimanere con i piedi per terra. In merito appunto a un allontanamento da qualcuno, allontanamento eventualmente da una situazione, oppure questa comunicazione vi sveglierà e vi farà comunque allontanare da qualcuno o da qualcosa precisamente.